Sandro Ciotti da Cagliari per Cagliari Parma. A Cagliari freddo, pioggia e vento, ma terreno perfettamente agibile, direzione arbitrale affidata a Farina, col quale collaboreranno i guardalini Mazzei e Bilò. Il Cagliari, che non può disporre di Bologna e Muzzi, non ha più niente da chiedere in fondo a questa stagione, se non un congedo dignitoso dal proprio pubblico. Il Parma ha invece motivazioni più precise, in quanto per avere la certezza di acquisire un piazzamento UEFA deve uscire in battuta dal Santeria. Tenterà di farlo dopo aver lasciato a casa sia Stoic che Couto, schierandosi con la solita difesa a 5, con Muzzi appena arrivo esterni, Sensini libero e Apolloni e Cannavaro centrali. I tre centrocampisti saranno Castellini, Di Lombaggio e Crippa, le punte Azzola e Inzaghi. Nel Cagliari, davanti ad Abate, i marcatori saranno Villa e Napoli, i difensori di fascia Pancaro e Puscetto, il libero Africano, il tornante Sanna, gli interni Bisoli e Lantignotti e le punte Oliveira e Dario Silva. Fate Provenzani. Linea Cagliari. Dove si gioca il sesto minuto, è ancora 0-0, la situazione avanza, Puscetto, tiro di destro, non molto convinto per la verità. Nessun problema per Bucce, che si sposta leggermente sulla propria destra. Ferma la palla impresa, la rilancia poi con le braccia verso Crippa. Da questi a Inzaghi, attaccato duramente da Pancolo, commette fallo il giocatore cagliaritano. Interviene prontamente Farina a comandare il calcio passato in fuori del Parma, del quale dovrebbe incaricarsi Sensini, che gioca a centrocampo mentre Castellini fa parte della difesa a 5, schierata anche in questa occasione da Scala. Sensini dunque alla battuta, con palla che viene fatta filare verso Zola, ottimo stop. C'è ancora Zola in azione, mette in movimento Crippa, tiro cross molto insidioso. Non si fa sorprendere però Abate, che esce sui piedi di Inzaghi, che stava irrompendo nell'area piccola. Ferma la palla impresa, la rilancia poi fuori dell'area. Al settimo minuto, reti bianche, linea Delfino. Linea Ciotti a Cagliari. Grazie forma, siamo al ventesimo al Santeria, invariata la situazione, sempre 0-0, cioè tra Cagliari e Parma. Parma che si è reso pericoloso un minuto fa con Inzaghi, diagonale da sinistra molto ravvicinato, prontissimo comunque la parata di Abate, sul suo rinvio e cerca di intervenire ben arrivo, sbaglia la giocata, interviene Africano di testa, appoggia verso Dario Silva, perde palla il giocatore cagliaritano a beneficio di Castellini, che però rilancia direttamente in rimessa laterale. Ma al 21esimo ancora 0-0, linea Vicenza. Al 34esimo del primo tempo allo Stadio delle Alpi, Torino 0, Lazio 2, linea Cagliari. Siamo in anticipo di 3 minuti rispetto al delle Alpi, si gioca al Santeria il 37esimo, la situazione è invariata, sempre reti bianche, cioè tra Cagliari e Parma, ma bisogna dire che al 35esimo, cioè 2 minuti fa, c'è stata una grande opportunità per il Cagliari, che prima con Oliveira e poi con Dario Silva ha fallito da distanza ravvicinatissima l'intervento vincente. Nel frattempo alla mezz'ora è stato ammonito Bisoli, adesso è in attacco Zola, anzi Inzaghi, viene fermato dall'intervento di Villa, che poi si disimpegna sul Pancaro, che sta per essere attaccato da Sensini. Siamo all'interno della metà campo cagliaritana, risolve poi la mischia Pancaro con un lungo rilancio, recupera Bisoli, si porta sulla sinistra, serve Puscetto, che sta per essere affrontato da Mussi, ne evita l'intervento con un lungo cross indirizzato sulla destra per Pancaro, su di lui si porta ben arrivo, deve rifugiarsi però in calcio d'angolo il difensore del Parma, colpendo la palla di testa e sospingendola oltre il fondo e quindi appunto in calcio d'angolo, angolo che sta per essere battuto da Unille mentre si gioca il 38esimo minuto. La situazione, vi ricordiamo, è ancora di parità 0-0 tra Cagliari e Parma, con Unille alla battuta per quanto riguarda questo tiro dalla bandierina, che verrà effettuato alla destra della porta difesa da Bucci. Palla corta verso Pancaro ancora, poi interviene Unille, va al cross e assolutamente fuori misura, niente di fatto. Siamo al 39esimo circa, ancora 0-0, linea Delfino. 39esimo, sempre 1-0 per la Fiorentina contro le Piacenza. Scusami, devo intervenire da Cagliari. Il Cagliari è in vantaggio per una rete ottenuta da Villa sugli sviluppi di un cross da destra. Malinteso tra i difensori del Parma, Bucci ha esitato a uscire, è rimasto fermo tra i pali, Villa ne ha approfittato, ha messo palo nell'angolo basso alla destra dello stesso Bucci. Siamo giunti al Santeria al 43esimo, 1-0 per il Cagliari a terra linea. Linea Cagliari. Dove si gioca il 45esimo, invariata la situazione con il Cagliari sempre fermo. Si trattava, scusami, di autorete di Sensini. È stato un autorete di Sensini a determinare il vantaggio del Cagliari. Vai Raffa. D'accordo, è il San Paolo. Ciotti. Sì, ci sembrava appunto in occasione del gol che l'ultimo a toccare fosse stato un giocatore del Cagliari, invece è stato Sensini l'ultimo a toccare la palla e a depositarla normalmente involontariamente alle spalle di Bucci, che comunque nell'occasione a nostro avviso ha avuto qualche responsabilità, mentre proprio un minuto prima del gol ha compiuto un'autentica prodezza volando verso l'incrocio di pali alla propria sinistra per deviare oltre il fondo e quindi in angolo.
una sventola dai 28 metri di Busceddu. Siamo giunti al 46esimo, sempre 1-0 per il Cagliari in linea Delfino. Partita che riprende con un calcio di punizione a favore del Torino. Attenzione forma, passiamo a Cagliari, Ciotti. Squadra negli spogliatoi con il Cagliari in vantaggio per 1-0, ribadisco autorete di Sensina al 43esimo. Per la linea va Cagliari. Grazie forma, siamo al 7° minuto della ripresa, è invariata la situazione con il Cagliari, cioè sempre in vantaggio per 1-0 per la rete e per l'autorete di Sensini al 43esimo della prima frazione di gioco. C'è stata nel frattempo una punizione ben calibrata di Zola che ha servito Sensini, il colpo di testa però è risultato impreciso. Zola era terminata a terra e chiuso in sandwich tra Napoli e Sanna e la punizione appunto ha visto il regista del Parma servire Sensini che ha colpito però male di testa. Interviene nel frattempo Oliveira per dare avvio all'azione di replica del Cagliari, interviene successivamente Sanna, poi Busceddu che sta disputando un'ottima partita, frenando spesso le incursioni, o direi tentativi di incursione da parte di Mussi, mentre nel frattempo termina in fuorigioco Oliveira. Nulla di fatto in questa occasione per il Cagliari, gioco fermo e calcio piazzato in fuori del Parma. Siamo giunti al Sant'Elia all'ottavo, ancora 1-0 per il Cagliari, a te Delfino. Cagliari. Siamo al 24esimo, sta per battere una punizione Zola determinata da un intervento falloso ai danni di Dino Baggio, che in precedenza, esattamente 2 minuti fa, con un gran testo da fuori aveva sfiorato il primo palo, quello cioè alla testa di Abate. Poi subito dopo Oliveira si è presentato solo sul lancio di O'Neill davanti a Bucci, ne ha evitato l'intervento con un pallonetto che però è terminato di un soffio al lato. E adesso c'è questo tiro dai 16 metri per il Parma, che ha mandato in campo al 16esimo Melli per Inzaghi. Sulla punta di battuta Zolo e Dino Baggio. Vedremo quale sarà lo schema seguito in questa occasione. Va al tiro di Robaggio, tiro e gran parata di Abate che si tuffa sulla propria sinistra e devia la palla oltre il fondo e quindi in angolo. Gran tiro di Dino Baggio, ottima parata da parte dell'estremo difensore cagliaritano che anche in precedenza si era segnalato per un paio di interventi brillanti in occasione di mischie gigantesche originate dai calci d'angolo. Il calcio d'angolo è anche questa volta alla battuta il solito Zola. Siamo giunti al 24esimo e 30 secondi della seconda frazione, parte la parabola di Zola orientata sul secondo palo, esce ancora di pugno, Abate e allontana la minaccia. Oliveira però sbaglia tutto, non riesce a controllare, ne approfitta ben arrivo per tentare la conclusione a rete, sbagliatissima, la palla termina di molto al lato del primo palo, quella cioè alla testa di Abate. Siamo al 25esimo al Sant'Elia, Cagliari sempre in vantaggio per 1-0, linea Vicenza. Fiorentina che attacca adesso con Kois, il passaggio indietro per Rui Costa, l'apertura scusa, a destra. Scusa Bruno, devo intervenire dal Sant'Elia, c'è un rigore per il Cagliari, determinato da un intervento in area di Benarrivo su Bressanne. Sul punto di battuta si è portato Oliveira, siamo al 29esimo della ripresa, il Cagliari è sempre in vantaggio per 1-0 per l'autorete di Sensini al 43esimo e adesso ha l'occasione per raddoppiare. Parte il tiro da gol. Ha collocato la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra di Bucci, Oliveira e ha raddoppiato per il Cagliari. E pertanto quando siamo alla mezz'ora, manca cioè un quarto d'ora alla conclusione, 2-0 per la formazione di Giorgio Tecentini. Riprendiamo dunque la linea da Sandro Ciotti, linea Cagliari. Dove si gioca il 32esimo, invariata la situazione, 2-0 per il Cagliari dopo il raddoppio ottenuto sul rigore da Oliveira. Rigore determinato da un intervento falloso di Benarrivo in area su Bressanne. Ci sarà poi da discutere per capire se il fallo è cominciato fuori dell'area oppure dentro i 16 metri. Ad ogni modo 2-0 per il Cagliari, mentre segnaliamo che al 28esimo, qualche minuto fa, Brambilla è subentrata a Castellini nelle file del Parma. Ricordiamo allora le sostituzioni: O'Neill per Lantignotti, Melli per Inzaghi, Bressanne per Dario Silva, Brambilla per Castellini. E in attacco ancora il Cagliari, proprio con Bressanne che è nella posizione della destra. Va a cercare spazio per il cross, supera Benarrivo, poi con una estirata, cioè con un tackle scivolato, Benarrivo riesce a carpire la palla all'avversario, ma è costretto a metterla oltre il fondo e quindi in angolo. Angolo che il Cagliari si accinge a battere alla testa della porta difesa da Bucci. Tutto il Parma, ad eccezione di Zola e Melli, retrocede a protezione dei propri 16 metri in occasione di questo tiro d'angolo che viene affidato a Busceddu. Busceddu è stato forse uno dei migliori in questa giornata, soprattutto nel primo tempo quando ha frenato sistematicamente i tentativi di incursione lungo la fascia sinistra di Mussi. Parte la parabola di Busceddu, traversa piena. Traversa e poi palla che va di nuovo oltre il fondo, la sfiorata forse con la punta delle dita Bucci, si tratterà quindi di calcio d'angolo che infatti si accinge a battere O'Neill. Siamo al 34esimo della ripresa, 2-0 per il Cagliari in linea Vicenza. Linea Cagliari. Dove manca un minuto alla conclusione, questo generoso Cagliari è sempre in vantaggio per 2-0 nei confronti del Parma. Al 41esimo, cioè 3 minuti fa, è uscito tra gli applausi un'autentica ovazione degli spalti del Sant'Elia per Busceddu, sostituito da Giorgi Conventurin. C'è adesso un calcio di rinvio affidato ad Abate,
Molto lunga la battuta dell'estremo difensore cagliaritano, palla controllata in acrobazia da Palloni che serve Sensini, sbaglia la giocata all'argentino, cerca di recuperare Sanna per lanciare Olivera che però è fuori gioco, già battuta la relativa punizione, servizio verso Mussi, siamo qualche metro oltre l'asse media nel terreno nella metà campo rosso-blu, interviene Bisoli e serve Olivera, attaccato da Cannavaro, alla meglio Olivera, poi subentra ancora il difensore del Parma servendo Sensini. Seguiamo questa attenzione, iniziativa di 40esimo minuto e il Bari pareggia con Protti 2-2. Protti a questo punto aggancia in vetta la classifica cannonieri, signori, linea Ciotti. D'accordo del vecchio, recupera palla a Palloni, serve sulla destra Brambilla, va al tiro quest'ultimo, piazzatissimo al centro dei pali, non ha problemi Abate, ferma la palla in presa, si accinge al rinvio al 90esimo, 2-0 per il Cagliari, linea Delfino. Grazie Ciotti, partita nervosissima in questo finale qui a Vicenza. Lazio sempre in vantaggio per 2-0, lo delle Alpi sul Torino, linea Cagliari. È finita Cagliari, Cagliari si è imposto al Parma per 2-0, l'ultima infiammata è stata del Parma con un tiro ravvicinato di Melli ribattuto con la solita bravura da Abate. Ribadisco quindi il finale del Sant'Elia, 2-0 per il Cagliari, linea Vicenza. Passiamo direttamente ai commenti. Sandro Ciotti da Cagliari, su Cagliari-Parma. Grazie Provenzali, Parma piuttosto deludente anche se è stato spesso capace di una spinta vigorosa. Il Cagliari sempre... Ciotti? Sì. Adesso puoi parlare. Il Cagliari sempre a suo agio quando può giocare una gara di contenimento. Niente, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, allora proviamo adesso con Vicenza, Giulio Delfino su Vicenza-Sampdoria, poi riproveremo ancora con Sandro Ciotti a Cagliari. Sì, la Sampdoria le ha provate tutte, Vicenza e Sampdoria fuori dall'Europa, 2-2 il punteggio finale, te Provenzali. Ultimo tentativo con Sandro Ciotti a Cagliari. Sì, stavo dicendo che il Cagliari ha presidiato con molta attenzione ogni zona del campo, in particolare la fascia... Evidentemente non è andato bene, neppure l'ultimo tentativo. Per quanto riguarda la Serie B, Ezio Luzzi da Perugia, Perugia-Salernitana. Sì, la Salernitana ha battuto il Perugia, 2-1 il punteggio. Il Milan dunque campione d'Italia, la retrocessione per Bari, Torino, Cremonese e Padova. Per quanto riguarda la Coppa UEFA, ma ricordiamo che ci sono ancora da disputare le finali di Coppa Italia e della Coppa dei Campioni che potrebbero liberare dei posti, sicuramente Juventus, Fiorentina e Lazio e pareggio fra Parma e Roma. Scusa Provenzali, sì? Soltanto 10 secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca per la RAI, un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno. A te Provenzali. Credo che il grazie più grosso ancora sia quello nostro e degli spettatori e degli ascoltatori nei tuoi confronti.